Delitto Panzieri, chiusa la perizia psichiatrica su Alessandrini. Cade da 5 metri nel Genica in secca, grave 74enne. Compie 95 anni il re del dialetto Carlo Pagnini. San Decenzio, ecco altri 111 posti auto. 13 mesi camminando per l'Europa, l'avventura di Daniele. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, il nostro spazio informativo serale del canale 80, telegiornale di venerdì 14 luglio che apriamo tornando ad occuparci del delitto Panzieri, dell'omicidio del 27enne ucciso il 20 febbraio scorso nella sua casa in centro storico a Pesaro per mano del reo confesso Michael Alessandrini. Proprio in queste ore si sta completando la perizia psichiatrica che determinerà la capacità di intendere e di volere dell'arrestato, incanalando di conseguenza quello che sarà l'iter giudiziario. Si chiude la perizia psichiatrica su Michael Alessandrini. Il trentenne pesarese reo confesso dell'efferato omicidio di Pierpaolo Panzieri dello scorso 20 febbraio, negli ultimi mesi è stato sottoposto a ripetuti confronti psichiatrici da un pool di 7 professionisti chiamati a valutare la capacità di intendere e di volere dell'arrestato. Alessandrini, in sede di interrogatorio susseguente all'arresto, dichiarò di aver ucciso l'amico perché fu una voce divina ad ordinarglielo. Interrogatori sconnessi e spesso conditi da parole deliranti sull'onda dei quali fu disposta la perizia. Alessandrini è recluso da metà marzo nel carcere di Ascoli Piceno in seguito all'estradizione dalla Romania, paese in cui fu arrestato dopo 3.000 km in fuga dalla casa di Via Gavelli, luogo in cui Panzieri fu ucciso a coltellate. Gli psichiatri nominati da CIP, PM, parte offesa e difesa hanno ora completato le visite psichiatriche su Alessandrini e il 31 luglio depositeranno la perizia. Medici e avvocati si ritroveranno davanti al giudice l'8 settembre per un responso che incanalerà l'iter giudiziario. Se verrà dichiarata la totale incapacità di intendere e di volere, ci sarà un non luogo a procedere e Alessandrini verrà recluso in una REMS. Anche in caso di parziale infermità si andrà invece a processo. Ieri la sentenza del Tribunale di Ancona sulle cosiddette spese pazze in Regione si è conclusa con l'assoluzione di tutti e 38 gli imputati, ex consiglieri regionali fra i quali figurano nomi di spicco della politica attuale come i parlamentari Mirko Carloni e Guido Castelli fino all'assessore di Urbino Elisabetta Foschi e all'attuale sindaco di Ancona Daniele Silvetti. Il processo riguardava presunte irregolarità commesse nelle legislature tra il 2008 e il 2012. Cadute dunque tutte le accuse di peculato avanzate dalle procure di Ancona per presunto utilizzo di fondi pubblici per spese private che aveva portato a contestare una somma di 1.200.000 euro. Attorno alle 8.30 di questa mattina, per cause in via di accertamento, un uomo di 74 anni è precipitato da circa 5 metri d'altezza all'interno del torrente Genica in secca all'altezza di via Postumo. Come mostrano le immagini inviateci da telespettatori che ringraziamo, i vigili del fuoco assistiti dal soccorso alpino e dal personale del 118 sono intervenuti con corde e imbracature per riportare in superficie il ferito che è stato soccorso dall'eliambulanza che l'ha poi trasferito all'ospedale Torrette di Ancona. 14 luglio 1928, 14 luglio 2023. Compie oggi 95 anni Carlo Pagnini, poeta e attore depositario del dialetto pesarese. Rossini TV augura tanti auguri all'amico Carlo e vi ricordiamo anche e soprattutto per chi ci segue nella prima edizione delle 19.30 che alle 20.30 ci sarà lo spettacolo di compleanno che l'inesauribile Pagnini porterà questa sera negli spazi del Festival Utopia all'Alberghiero Santa Marta. Intanto in questo servizio vediamo come Carlo ha trascorso l'inizio di questo compleanno. Questa mattina mi sono svegliato lesto e per gioco già incoronato, presunto re Carlo 95, che tanto si diverte.
e non delinque. Stupito, indago per scoprir perché non raramente sono acclamato re, re dell'amicizia, re dell'amore, re della gioia, re del buon umore, re del dialetto, re dell'ironia, re del sorriso, re della follia e soprattutto, infine, re di Pantano. Insomma, si può dire che sono re strano. Perciò raccolgo al balzo l'occasione per autonominarmi re burlone. All'alba del suo 95esimo compleanno, Carlo Pagnini si è presentato così, postando un video su Facebook alle 5 di mattina in cui si incorona Re Burlone, a sottolineare quella scanzonata ironia che ha accompagnato le 9 decadi e mezzo del poeta, scrittore e attore, re del vernacolo pesarese. Inizio di un anniversario continuato in serata con la sua ennesima performance, uno show di compleanno al Festival Utopia nel cortile dell'alberghiero Santa Marta per l'anteprima del suo libro spettacolo El Nostre Pasqualon. Io mi sento emozionato, mi sento, non so, posso soltanto ripagarvi con la gratitudine, infinita, perché mi date un motivo in più per vivere felice, per vivere sereno. Io durante la notte, quando mi sveglio e non so cosa pensare, mi attacco subito a queste fantasie. Una giornata del 95esimo compleanno che Carlo ha trascorso preparando e rifinendo il suo ennesimo palcoscenico serale, indossando i panni di Odoardo Giansanti in arte Pasqualon. Questo l'ho sempre fatto, questo veramente è una ripetizione continua perché, però mi piace. E mi piace anche ripetere che ogni volta che do voce al vate, il vero Pasqualon, lo sento molto vicino a me, quasi dentro di me. E io ci sto bene con lui. Anche questo è un motivo per cui vivere è bello. Anche se la vita a 95 anni non diciamo che è troppo lunga, però è già sufficiente. La gente ha paura quando parlo così, mi dicono, mi prendono per uno che è depresso. Invece non ho capito perché. Io ho paura di soffrire per morire, ma non ho paura della morte. L'ho sempre avuta vicino a me, però ho sempre trovato gente che dice: ma te, la vita eterna non è di questa terra, la vita eterna è un'altra. Un elisir di lunga vita strettamente legato al tanto amato palcoscenico. Le tavole del palcoscenico per me sono la medicina più importante che ci sia. Lì perdo tutti i malanni, non sento più il male alle ossa, vedo benissimo, sento bene, e invece dopo, quando torno ad essere io e l'adrenalina finisce, purtroppo mi ritornano tutti i malanni che sul palco si guariscono. Ha tagliato oggi il traguardo un'operazione parcheggi nell'area San Decenzo, lunga quasi 12 anni di tira e molla. Tanto è durato l'iter per allargare l'area di sosta in prossimità del cimitero, che ha avuto un suo importante step iniziale ad ottobre, con l'inaugurazione del primo stralcio di lavori fra via Mirabelli e via Belgioioso, che hanno ritagliato 105 nuovi posti auto. Da oggi è stata invece aperta la seconda area dove sorgeva la ditta FME, lavori realizzati col contributo di Tecnovul, che creano altri 111 posti auto, ampliando così la disponibilità totale a 215 stalli. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero WhatsApp dedicato 370 366 7210. Oggi le nostre telecamere si sono accese su una strada pesarese per documentarne il rischio frane.
la fragilità idrogeologica del nostro territorio diventa sempre più spesso oggetto delle segnalazioni dei telespettatori a Rossini TV, in particolare quella delle strade collinari a rischio frane. È il caso di Strada dei Colli, percorso che dalla zona muraglia Ledimar di Pesaro si collega alla frazione di Trebbiantico. Come ci segnala una nostra telespettatrice, basta percorrere la strada per notare come gli angoli della carreggiata portino ancora i segni dell'ondata alluvionale di maggio, con i residui di smottamenti visibili a bordo strada. Ma soprattutto si notano curve in cui incombe la pericolosità di rischio frane alla luce delle sempre più frequenti violente bombe d'acqua. Pareti terrose friabili con alberi in stato di precarietà a pochi metri da una sede stradale di transito frequente. C'è chi fra i residenti ha segnalato la situazione alla provincia, ma a quanto pare un'eventuale messa in sicurezza è costretta a mettersi in fila alla lunga lista di strade provinciali ferite dal nubifragio di maggio e che hanno messo in conto all'amministrazione provinciale quasi 80 strade danneggiate, per le quali il presidente Paolini ha stimato 25 milioni di euro di danni. Intanto i residenti auspicano perlomeno un'attenta valutazione dello stato di rischio. Ancora segnalazioni. Patrizia, nostra telespettatrice, ci invia queste foto che mostrano alcuni tombini in zona Villa San Martino quasi completamente ostruiti, denunciando un'altra situazione che rischia di agevolare allagamenti in caso di bombe d'acqua. Altre foto invece ci arrivano da una residente di Pantano che mostra lo stato di incuria e inciviltà di chi ha scambiato per una pattumiera un tratto di via Vincenzo Rossi in cui imperversano anche diverse deiezioni di animali. Ringraziamo per le segnalazioni, auspicando interventi di pulizia delle caditoie e comportamenti assolutamente più civili. Le farmacie comunali di Pesaro e di Gabicce Mare aderiscono alla campagna del Ministero della Salute «Proteggiamoci dal caldo». Oltre a contribuire alla diffusione di informazioni utili soprattutto alle persone più anziane per sfuggire all'ondata di calore, verrà applicata anche un'importante scontistica su un prodotto utile a difendersi dagli effetti negativi del caldo, come i sali minerali magnesio e potassio complex, che potranno essere acquistati con uno sconto del 30% appunto in queste farmacie. Domenica 16 luglio sarà Stradomenica a Pesaro, con tante proposte fra shopping e cultura. Dalle 8 alle 13 l'appuntamento con il consueto mercato cittadino in piazzale Carducci e vie limitrofe, mentre si prenderà una pausa estiva al mercatino dell'antiquariato che tornerà da settembre. E poi naturalmente l'apertura di tutti i luoghi della cultura cittadina, dai musei civici e Sonosfera al Museo Nazionale Rossini, da Casa Rossini al Museo Oliveriano, dal Museo Diocesano all'area archeologica di Via dell'Abbondanza. Lunedì 17 luglio alle 20 al Teatro Sperimentale si chiude con il tradizionale concerto finale la 35esima edizione dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda, seminario di studio diretto dal sovrintendente Ernesto Palacio e sostenuto dalla Fondazione Meuccia Severi. A salire sul palco saranno i 21 allievi effettivi dell'Accademia proveniente da 10 nazioni. Un galà di beneficenza con due serate fra musica e danza in favore dei territori alluvionati della Romagna. E questo l'evento apparecchiato per il 18-19 luglio da parte della Proloco di Candelara. L'idea di fare queste due serate dedicando appunto il ricavato in beneficenza affinché si possa collaborare, dare una mano a questo territorio in cui è stato devastato dall'alluvione. Fare due serate un po' concentrandosi sul folklore, cioè la storia della Romagna, diciamo così, è nata lì e si è un po' allargato un po' in tutta Italia, in tutto il mondo. E noi queste due serate le vorremmo dedicare interamente in beneficenza a quel territorio, con appunto artisti di quel territorio che si sono resi disponibili con tanto tanto piacere a partecipare a questa serata. Mentre stiamo parlando del mercoledì 19, mentre il 18 martedì, grazie all'amica Simona, abbiamo pensato di invitare tutte le scuole di ballo del territorio pesarese affinché si possa in qualche maniera allargare un po' la disponibilità e anche l'interesse a partecipare numerosissimi, speriamo, e cercare di devolvere il più possibile, ecco, questo territorio è veramente in grande difficoltà. E dobbiamo ringraziare la disponibilità della Villa Berloni, grazie agli
ai gestori, ai nuovi gestori e anche al nostro collaboratore amico Pierpaolo che si stanno prodigati a darci la villa e la sensibilità da parte loro, visto il contesto che ci permette di raccogliere fondi per dare in beneficenza, e loro hanno fatto la loro parte offrendoci appunto la villa a costo zero per queste due magnifiche serate. E concludiamo con un ospite che è venuto a trovarci nei nostri studi a pochi giorni dal termine di un viaggio straordinario, quello che l'ha portato a percorrere quasi 10.000 km a piedi per l'Europa in un cammino lungo 13 mesi. 13 mesi in cammino, 12 nazioni attraversate, 9.600 km percorsi. Sono questi i numeri dell'avventura straordinaria di Dani Walks Europe, il lungo cammino di Daniele Grassetti in giro per l'Europa. Un'esperienza straordinaria sia a livello personale ma anche per il significato che hai voluto portare in questa avventura. Sì, è stato un cammino lungo ideato per sensibilizzare al tema della salute mentale. È un'idea che mi è venuta dopo il lockdown e per me già passare il tempo guardando le mappe e studiando un percorso già di fantasia, che poi dopo è diventato un percorso reale, è stato di grande utilità, e poi mettermi in cammino è veramente un gran modo per ricentrarsi. Immagino centinaia di persone incontrate sul tuo cammino, come si approcciavano a questa tua avventura particolare? Allora, sì, tantissime persone, già quando vedevano lo zaino, perché comunque nello zaino avevo delle scritte, mi fermavano, poi si è toccata una bandierina dell'Italia, quindi in qualche paese mi fermavano di continuo, e quando raccontavo il progetto rimanevano sempre abbastanza stupiti, anche in Spagna, no, dove sono abituati a camminare, ma fanno il cammino di Santiago, che comunque non è neanche un decimo dei 10.000 km che ho fatto, e quindi lo stupore c'era, però persone super accoglienti sempre. 13 mesi in cammino vuol dire anche aver attraversato 4 stagioni, quindi tutte le condizioni climatiche, gli imprevisti del caso. Sì, in realtà l'ho organizzata per non essere troppo estremo, visto che era la mia prima esperienza di cammino lungo. Quindi sono stato al freddo solo verso settembre-ottobre, perché dovevo attraversare i Monti Tatra tra Slovacchia e Polonia, e lì sì, ho preso anche la neve. Poi dopo però da novembre mi sono spostato in Spagna e quindi temperature miti. Diciamo che più o meno sono rimasto sempre su temperature miti, a parte il gran caldone d'inizio e questa breve parentesi d'inverno. Tu prima di questo cammino sei stato sempre comunque, diciamo, un viaggiatore. C'è un luogo che ti ha sorpreso in modo particolare? Sì, la Slovacchia è molto bella, quindi ci sono tantissimi monti, parchi nazionali ed è molto comoda da camminare. E poi in Spagna ero stato diverse volte, ma alcune parti non le avevo viste e mi hanno sorpreso. La regione di Murcia, ad esempio, è molto bella. Sì, sì. Poi dopo ce ne sarebbero altre. La Val d'Aosta, ragazzi, la Val d'Aosta. Vanno tutti in Trentino, ma la Val d'Aosta è bellissima. In 13 mesi un momento di sconforto, di ripensamento è mai capitato, di difficoltà da dire non ce la faccio più? Allora, nelle singole tappe poteva capitare che ero tanto stanco e non vedevo l'ora di arrivare a destinazione, però la mia fortuna è stata che ho fatto sempre le cose senza pensarci, senza ragionare, quindi giorno per giorno andavo avanti. L'unico momento in cui ero stanco e volevo arrivare alla fine è stato l'ultimo mese, probabilmente quando vedi il traguardo poi dopo ti fai un po' sedurre dal riposo, e quello è stato l'unico momento. Quando è tornato il caldo a giugno facevo fatica, sì. Magari qualcuno si chiede anche come hai sostenuto anche economicamente tutto questo percorso. Sì, allora, la prima fase, ho detto prima, è stata progettare su mappa. La seconda fase è stata quella di trovare un altro lavoro per un anno e mezzo, e quindi ho risparmiato un po' di soldi. E poi dopo, attraverso il crowdfunding che ho fatto per finanziare una cooperativa sociale, la cooperativa Alfa di Pesaro, che si occupa di persone con fragilità mentale, diciamo che parte di questo crowdfunding sosteneva anche le mie spese, ma in realtà poi dopo, per star via così tanto, ci si abitua a viaggiare low cost e i costi si riducono tantissimo con l'esperienza. Che cos'è, diciamo, lo stato d'animo, il sentimento che ti lascia soprattutto questa esperienza? Ancora lo stato d'animo non lo so. Ho avuto un momento in cui ci ripensavo tornando a casa,
E sicuramente sono contento, cioè sono contento di aver vissuto questa esperienza che, seppur dura, comunque penso sia stata formativa, ecco. Abbiamo detto 9600 chilometri, mancano gli ultimi 400, quindi il viaggio non è finito e finisce in casa, diciamo. Sì, li ho tenuti apposta per completare qua nella provincia, perché comunque ci sono parecchie persone che mi seguono da fuori, quindi da altri stati, e avevo tanto piacere di fargli vedere i posti belli che abbiamo anche qui, perché ne abbiamo. Quindi sì, completerà a settembre, che adesso facciamo passare l'estate, ma a settembre qua nel territorio. Tutto questo camminare ti ha dato da pensare che rimarrà un'esperienza irripetibile o ti suggerisce un'altra avventura? Mi suggerisce un'altra avventura, sicuramente. Sto pensando se cambiare mezzo o cambiare tipo di percorso, quindi farlo più montano ma più corto. Adesso ci ragionerò. Si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti, a cominciare da quello che segue subito il nostro TG. Per chi ci segue in prima edizione, alle 20 andremo a vedere il nostro speciale realizzato in occasione dell'inaugurazione del nuovo sportello Era a Cagli. Si tratta del 16° sportello dell'azienda Era, collocato nella provincia di Pesaro e Urbino. A seguire alle 21.20 un altro nostro speciale dedicato al 6° raduno di Autocabrio, le auto dell'evento Top Down, un evento che con 64 equipaggi che hanno effettuato questo tour nei nostri territori con una raccolta fondi dedicata alla ricerca sulla sindrome di Down diretta dal professor Strippoli dell'Università di Bologna. E poi sempre domenica andrà in onda la replica della seconda serata di questa edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa, 10ª edizione degli incontri poetici e musicali trasmessi in diretta al mercoledì da Rossini e TV. Appuntamento alla domenica con la replica alle 21, ma anche lunedì alle 15. Ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.